Eccoci qua, signori, Big Luca da Dubai, e in questo video ti voglio spiegare come gestire i soldi, voglio darti qualche consiglio su come gestire il tuo denaro quando cominci a guadagnare tanto. Ne parliamo dopo la sigla, che non c'è. Allora, signori, benvenuti in questo video. Questo video trova la sua espressione in alcune domande che ricevo e soprattutto certe conversazioni che diventano sempre più frequenti nella mia consulenza strategica e domande e conversazioni che ho con i miei studenti avanzati e anche con amici, conoscenti che sono piuttosto abbienti. Quindi in questo video vorrei parlare di che cosa succede quando iniziate a fare un po' di soldi e consigli che vi posso dare su come gestirli, come comportarvi, non solo sulla parte economica ma anche su quella sociale. Quindi facciamo una conversazione. Questo video sarà poco attinente per chi non guadagna niente, può essere interessante per scoprire cosa c'è dopo, ok? Cosa c'è dopo la fase di produzione del denaro e in qualche modo il guadagno, però questo video trova la sua espressione in studenti, in persone, in imprenditori, in liberi professionisti che sono già un po' avanti nel loro cammino, stanno cominciando o è un po' che producono dei soldi importanti, magari se ne stanno anche mettendo via, e quindi parlare un po' delle sfide che capitano in questa fase. La prima fase, il primo consiglio che sento di condividere con te o con voi è la tematica dell'isolamento. Voi sapete che non solo io ma altre persone, diciamo, che si occupano di successo, di soldi, di crescita personale, di in qualche modo sviluppo positivo della persona con obiettivi, quindi noi della Big Luca International insegniamo marketing, come fare più soldi, come avere un'azienda, eccetera eccetera. Bene, queste persone parlano più o meno tutte di isolamento, di quanto sia importante all'inizio isolarsi dal parere altrui, per il semplice motivo che quando prendi la decisione di cambiare la tua vita, dici: io non voglio più guadagnare 1500 euro al mese perché si vive male, sento di poter dare di più, voglio avere più opzioni, non voglio più uscire con i perdenti che frequento adesso, che mi parlano solo di negatività, soldi, di morte, tasse, governo ladro, e sono persone disilluse, non si capisce riguardo a cosa, ma voglio prendere in mano la mia vita e voglio di più, ok? È molto importante isolarsi, perché dovrete, gioco forza, prendere delle decisioni diverse, dovete leggere dei libri diversi, dovete fare dei corsi diversi, dovete andare a delle conferenze diverse oppure andarci rispetto a non andarci, e dovete smetterla di perdere tempo, impiegare questo tempo per esempio cominciare un'attività che sia molto ben remunerata. Quindi non potete più stare a sentire le opinioni di quelli che non ce l'hanno, perché chi non ha un'attività, chi non ha soldi, chi non fa impresa non vi può assolutamente aiutare. Molte volte tenterà, a volte per bene, a volte per male, di salvarvi la vita, di dire: no, ma non fare quello, no, ma sei pazzo, no, ma cosa vuoi fare? Non potete frequentare queste persone. Quindi vi isolate, ok? E cominciate un'attività e questa attività va bene. Ovviamente non è automatico, ripeto, salto questo passaggio perché assumo che chi mi guarda abbia già questa attività profittiva. Benissimo. C'è un altro isolamento che voi dovrete fare. Quando cominciate a avere dei soldini, uno dei problemi è le locuste. Quindi i soldi, si è detto, è come il miele per le api. Verrete avvicinati e contornati da tutta una serie di persone che faranno parte a certi tratti della vostra vita, che tenteranno di mangiare e di prendere tutto quello che avete. Recentemente ho fatto una consulenza con un mio studente, questo mio studente è nella situazione di avere un discreto patrimonio, un discretissimo income, ok? Fa girare un bel po' di soldini e comincia a essere contornato da consulenti, da persone, da advisor, da personaggi vari che vogliono prendergli dei soldi, ok? Sotto mentite spoglie, ovviamente, nessuno ti dice: ciao, ti voglio rubare i soldi, però capita. Quindi una delle cose che ti voglio dire è di stare molto molto attento e non fidarti praticamente di nessuno, anzi direi di nessuno, in termini di consulenti, gestori, banche e qualunque persona voglia indirizzarti a come gestire il tuo patrimonio, come proteggerlo, come investirlo, come fare impresa. Bisogna essere molto molto cauti. Quindi l'isolamento all'inizio dalle persone comuni è un isolamento totale, poi diventa un isolamento da personaggi che o ti vogliono rubare i soldi. E c'è un'altra componente: quando si inizia ad avere dei soldi, cominciate a conoscere altre persone che hanno soldi. Questo mi sembra abbastanza evidente. Se voi cominciate a seguire la moda, vestirvi alla moda, intendervene, vi comincerete a circondare, perché andate a degli eventi di moda piuttosto che nelle boutique eccetera, conoscerete altre persone che si vestono alla moda, a cui persone
per le quali la moda è importante, ok? Se vi comprate la Ferrari, andate agli eventi con la Ferrari, eccetera, eccetera, conoscete altri ferraristi. Quando avete dei soldi, ok, conoscete altre persone con i soldi, e qua c'è una trappola. Dovete capire che il vostro percorso è individuale, cioè io ho un'azienda di formazione, ok? Questa azienda di formazione vende videocorsi, consulenza, aiutiamo i liberi professionisti, gli imprenditori a fare più soldi, volgarmente. In cambio dei soldi che gli facciamo fare, loro comprano i nostri corsi, diciamo, possiamo dire una percentuale di quello che gli facciamo guadagnare torna a noi come guadagno dei corsi che vendiamo, delle consulenze, dei piani strategici, eccetera, eccetera. Quindi io guadagno così, va bene? E investo questi soldi. C'è chi ha altre attività, c'è chi ha altre aziende, io poi investo in borsa, eccetera, eccetera. È una cosa piuttosto circoscritta. Mi piace avere a che fare con imprenditori liberi professionisti, ricevo un sacco di feedback, un sacco di pattern, un sacco di numeri che uniti alla mia esperienza, a quella dei miei mentori, facendo tutto un ragionamento e uno studio, riesce ad aiutare persone in varie nicchie e a potenziare il loro business, e a me tornano soldi come risultato. Benissimo. La mia realtà ovviamente c'entra molto poco con altre persone che guadagnano, perché nel momento in cui iniziate a guadagnare potrete conoscere quello che è vero che guadagna, ma fa soldi in magari modi che a voi non sono congeniali. Potrebbe essere uno che vende la droga di professione, non sto dicendo che li conosco, ma ci siamo capiti, oppure persone che vivono di truffe, per esempio, che guadagnano molto più di voi. Mi è capitato di parlare con alcune persone che avevano dei guadagni assolutamente osceni rispetto al mio, nonostante io guadagni molto bene, non mi possa lamentare, ma è un molto bene che non è paragonabile al boss mafioso, al riciclatore, piuttosto che al truffatore di professione, rispetto a quello che fa altre cose strane. Quindi è molto importante poi isolarsi anche dagli imprenditori, da persone che guadagnano, che però non siano nel vostro stesso settore, specialmente se voi fate soldi legalmente e altre persone usano altri mezzi. Conoscete tante persone quando andate in palestra, conoscerete i natural, i dopati, i super dopati e quelli che stanno per morire di doping. La stessa cosa succederà quando iniziate a fare impresa, va bene? Iniziate a guadagnare, diventate milionari, tanto per dire, poi va bene, può non voler dire niente, ma lasciamo perdere. Non tutti fanno quello che fate voi. Ed è molto importante non essere tentati e non seguire lo stile di vita di persone che fanno altre cose che voi non volete, non sapete e non avete intenzione di fare. Esempio, se voi guadagnate 100.000 euro netti al mese, questo è sicuramente un guadagno di tutto rispetto. Non potete andare in discoteca con il capo del cartello di Sinaloa che guadagna 50.000 euro al secondo. Okay, sto facendo un esempio estremo, ma ci capiamo. Perché lui vi mostra uno stile di vita, dei giri e delle cose che non c'entrano nulla con voi, e voi potreste essere tentati di imitare queste cose qua, imitare questo stile di vita a tutto tondo, ok? Non fatelo, quindi l'isolamento è molto importante, e da persone che provano ad approfittarsi di voi, e da persone che conducono uno stile di vita, che hanno giri e anche aspirazioni e metodi di gestione del denaro che non sono i vostri. Vi faccio un esempio: molte persone che vedete con le Lamborghini, gli yacht e anche gli aerei privati sono in realtà persone che non hanno soldi, ok? Voi dite, come diavolo è possibile? Possibilissimo, una persona ha 2 milioni in conto, si comprano yacht da 1.800.000. Questa persona qua non è una persona con la quale io voglio avere a che fare, per il semplice motivo che interpreta il denaro e quel minimo di ricchezza che ha in modo diverso da me. Quindi io potrei essere tentato, se ho 2 milioni, di dire aspetta che compro anch'io 1.800.000 di yacht, tanto l'ha fatto lui, è giusto, no? Poi entreranno altri soldi e ci penso, invece no, è una cosa assolutamente sbagliata ed è una gestione del denaro sbagliata, quindi anche gestioni del denaro che non sono confacenti a un metodo e a un sottostante conservativo, che è per esempio il mio, nonostante certe apparenze, vivo uno stile di vita alto, eccetera, ma non mi piace osare in modo inutile, o non mi piace sperperare il denaro dicendo sì, ma tanto poi ne arriva altro. Io dico cominciamo a farlo, non manchiamo di rispetto ai soldi. Mi piace mantenere un certo tipo di percentuali. Per certe persone sono troppo conservativo. Se io devo comprare una macchina di lusso, non mi piacciono le macchine, ma se dovessi, non spenderei più del 5% del mio patrimonio liquido, perché sono conservativo, perché mi piace avere ampie riserve di cash, voglio investire, non so che cosa succede, faccio l'imprenditore di professione, quindi non so che cosa succede alla mia azienda in questo periodo. Per esempio c'è il Covid, periodo di insicurezza, mi piace
mantenere una certa stabilità. Non posso mischiarmi con altre persone che invece hanno grilli per la testa. Questo è un consiglio che ti do. Occhio a chi ti vuole rubare i soldi, a chi conduce stili di vita strani. Non ti associare, non cercare di fare quello che si chiama keep up with the Joneses. Ora, questa cosa qua non finisce mai. Quindi all'inizio tu guadagni poco e tenti di imitare. Chi guadagna un po' più di te si può permettere di andare al ristorante meglio di te. La famiglia Joneses è uno stereotipo americano, cioè che tu hai la casetta e guardi i vicini si fanno il SUV, te lo devi fare anche tu, perché dici se no loro ce l'hanno e noi no, che figura ci facciamo? E c'è questo continuo paragone. Questo paragone c'è anche a livelli più alti, quindi loro hanno la Lamborghini, tu ti devi comprare la Lamborghini, poi loro si comprano un'altra Lamborghini, tu ne devi avere due, solo che magari le persone che hanno 2, 3, 4, 5 Lamborghini guadagnano 1 milione al giorno, perché fanno magari cose strane, o magari no, cose perfettamente legittime, ma sono a un altro livello. Noi non possiamo dire, siccome Warren Buffett ha un aereo da 50 milioni, me lo compro anch'io. E anche, quindi, questo paragone che tu vorrai tenere è molto molto importante non farlo. E poi diventa una sfida, le persone attorno a te che molte volte vogliono mangiare, vogliono che tu spenda, vogliono che tu faccia vedere, vogliono che tu offra le cene, e se loro hanno l'orologio, tu siccome guadagni di più devi comprarti l'orologio più costoso. Tutta questa cosa crea stress, frustrazione, ti distoglie dall'accumulo della ricchezza che dovrebbe essere il tuo obiettivo a lungo termine. L'obiettivo è essere economicamente indipendenti adesso ed essere economicamente completamente liberi tra 10 anni. Non diventerete economicamente liberi, ragazzi, finanziariamente liberi in 2 anni, sono puttanate. Diventate indipendenti, che è quando avete abbastanza soldi da essere indipendenti, potete vivere dove volete, potete affittare la casa che volete, potete prendervi una bella macchina e non guardate il conto del ristorante, avete un certo potere, eccetera. Ma se spendete 50.000 euro al mese, ancora magari con quello che avete non potete vivere tutta la vita con il 4% sul vostro patrimonio, giusto per intenderci. Benissimo. Un'altra cosa sono le fasi, quindi dovete capire in che fase siete quando cominciate a fare soldi. Se è un anno che guadagnate bene, non potete di nuovo comportarvi come persone che è 40 anni che guadagnano bene. Se una persona guadagna 25, 30, 40 mila euro al mese da 40 anni e tu guadagni 70 mila euro al mese da 6 mesi, se siete tutti e due conservativi, cioè non fate cavolate, la prima persona sarà estremamente più ricca di te perché ha avuto 30 anni per accumulare e far crescere il suo capitale. Quindi benché tu guadagni di più, non puoi assolutamente stare dietro in teoria a queste persone. O magari sono persone che una vita che guadagnano abbastanza bene, mi scuso per il rutto, forse si è sentito, ma fa niente, che guadagnano abbastanza bene, ma non hanno mai risparmiato, non hanno mai investito niente, quindi tu non ti puoi circondare di questa gente qui. E questo è per l'aspetto sociale, quindi state molto molto cauti, soprattutto questo è un mio cruccio in realtà, è una cosa che ho diminuito di recente, ma se potete essere nella situazione in cui le persone non sanno bene quanto guadagnate, soprattutto per l'amor di Dio quanto avete in banca, unico dato che non rilascio assolutamente a nessuno, è molto ma molto ma molto meglio. Ci sono business, ci sono situazioni dove sarete prima o dopo visibili, molto difficile per uno che ha un'azienda miliardaria non far sapere che è miliardario, per esempio, no? Molte volte si dice no, perché Bill Gates e Warren Buffett, no, i miliardari non ostentano, no, non, è chiaro che no, come non ostentano, c'è la classifica Forbes, più ostentazione di quella. Bill Gates ha un compound da 270 milioni, 200 milioni a Seattle, cioè ha spianato quasi un paese, quindi sarebbe difficile per Bill, è un'ostentazione diversa e magari neanche visibile, ma c'è una visibilità che arriva con certe professioni, certi business. È carino tenerla in check, quindi non dite 420 certe cose perché, ripeto, attraete delle locuste persone che vi vogliono male. La sfida non è diventare ricchi, è restare ricchi, non farseli rubare, non pensare che durerà per sempre, quindi si spende, si spande, poi non ce n'è più, quindi bisogna stare attenti. Ripeto, sono l'ultima persona che vi dice di non godervi la vita, sono l'ultima persona che vi dice non volate in prima classe, quella non è stupidità, quello può essere a budget, andate dal punto A al punto B, dovete arrivare riposati, il vostro tempo ha un valore, il fatto di non fare 2 ore di fila in aeroporto se viaggiate con l'aereo privato, concedetevi nel momento in cui c'è un ratio tutte queste cose qua. Semplicemente, se dovete viaggiare con l'aereo privato, non esiste che voi spendiate tutto quello che guadagnate, per esempio, o discorsi similari. Altre cose, dovete semplificare la vostra vita. Più la vostra vita cresce, il vostro patrimonio cresce, più di solito crescono le variabili che lo compongono. Ok? Quindi, se per guadagnare 3.000 euro al mese, avere 10.000 euro in conto, voi avete messo in gioco sul tavolo
una serie di variabili, di cose, di attività, e conoscete una serie di persone che vi aiutano, ok, messo tutto insieme, a produrre quei 3.000 euro al mese, ad avere quei 10.000 euro in banca, potete ben immaginarvi cosa vuol dire guadagnare 300.000 euro netti e avere in banca 5 milioni, ok? Avete ovviamente delle variabili che sono diverse, quindi se prima avevate un piccolo commercialista normale, adesso magari avete tre tax planner che gestiscono aziende in 5 paesi diversi, variabili, ok? Se prima eravate soli a lavorare o eravate voi un assistente, adesso avete magari 30 persone di staff, 50 persone di staff, 15 persone di staff, eccetera, eccetera. Se prima avevate un prodotto, adesso ne avete 10. Quindi diventa molto importante ridurre le variabili nella vostra vita. Questi erano discorsi che, quando li sentivo qualche anno fa, non avevano neanche molto senso. Hanno senso, per esempio, adesso, la riduzione delle variabili. Posso citare Sam Ovens in America, che è un formatore che spiegava tutta la semplificazione della vita, la semplificazione del business, quanto è importante la riduzione di certi passaggi, di certe variabili. È una cosa che diventa molto molto importante quando siete a un certo livello. Quindi se quando avete 100.000 avete 3 conti bancari, quando avete 1 milione avete okay, 30 conti, diventa difficile. Occhio ai giochini, occhio ad aggiungere rate, leasing, cose di cui prendersi cura, case, gente che gestisce queste case, aerei, hotel, assistenti che prenotano queste cose, perché voi dovrete tenere a mente, o comunque avrete nella vostra vita, tutte queste variabili. Ed è molto importante ridurle. Quindi, se avete esempi che vi posso fare della mia vita, io cerco di avere in realtà meno passaggi bancari possibili, ok? Ho svariati conti. Dovete però avere una gestione delle vostre finanze dove i soldi non possono arrivare in un conto, essere bonificati in un altro, la carta è di un altro conto, eccetera eccetera, perché è molto complesso, soprattutto con gli imprenditori online. C'è una tendenza a scaricare le spese su un conto, a usare la prepagata di un altro, ad avere un conto A, un conto B, un conto C, e poi lo stile di vita è pagato dal conto D, e poi il conto condiviso con la moglie o col socio, il conto K, e dopo un po' ci sono 450.000 passaggi e voi perdete tempo a tenere traccia di dove diavolo siano i soldi. Questo è anche importante quando, per esempio, avete appunto un'azienda online, che i soldi confluiscano tutti su uno stesso conto e poi da quel conto vengono risparmiati su un conto e magari spesi in un altro, quindi ne avete 3 e non 30. È molto 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 drammaticamente importante, maledettamente importante, ridurre queste variabili, piuttosto che i vari giochini a quello che compone la vostra vita. Quali pagamenti avete ogni mese, da dove li prendono? Per esempio, potete avere dei pagamenti che è necessario fare col bonifico, ok? Certi pagamenti ce li avete sull'American Express, certi pagamenti ce li avete su un'altra carta di credito, perché chi dovete pagare non accetta l'American Express, eccetera eccetera eccetera. Queste sono tre variabili diverse. Se queste carte non dipendono dallo stesso conto, dovete alimentare questi conti qua, dovete tagliare il più possibile queste variabili. Posso assicurarvi che è esattamente così, anche in termini di riduzione dei costi, che poi è l'altra cosa. Dovete tenere il vostro stile di vita in check. Quando guadagnate tanto, lo stile di vita salirà da solo. È molto molto difficile tenerlo uguale, e per moltissimi versi non va tenuto uguale. Godetevela, guadagnate 100.000 euro al mese, cambiate casa, andate in una bella casa, viaggiate in business class. Non c'è assolutamente, state lavorando, okay? State dando valore al mercato e il mercato vi paga questo valore, quindi non state rubando niente a nessuno e non state facendo nulla di strano. E però importante notare, e parlo assolutamente per esperienza personale, che lo stile di vita tende a crescere in modo esponenziale, e 1.000 diventano 2.000, che diventano 4.000, che diventano 8.000. Si parte volando una volta in business class, poi si passa alla first, poi si può viaggiare solo in first. Si viaggia una volta con l'aereo privato, si viaggia due volte con l'aereo privato. A vita vorrete viaggiare con il privato e spenderete un sacco di soldi. Una delle cose, per esempio, io ho viaggiato due volte privatamente in vita mia, dell'aereo privato, è che è una figata. Cioè, l'aereo privato deve essere, secondo me, se vi piace la bella vita, nella vostra bucket list, di comprarvene uno o di viaggiare con questo. Il problema è che
una spesa per un aereo privato, mi ricordo quando sono andato da Milano a Londra, 9.000 euro solo andata, va benissimo, lo potete fare una tanto, quei 9.000 euro risparmiati o investiti per il lungo termine poi vi fanno comprare l'aereo privato, quindi è bene darsi uno stop, no? Io mi sono detto, andare da Milano a Londra in aereo privato è stato bellissimo, è veramente un altro livello, questo lo vedete nei miliardari per esempio. Ci sono miliardari che non hanno un orologio, ci sono miliardari che si vestono semplicemente, anche perché non devono, quando sono miliardari, dimostrare niente a nessuno, prima già che cravatta se la mettevano di solito, ma è un altro discorso, però hanno tutti il jet privato, c'è nessun miliardario che dice io viaggio in economy, c'è un motivo, ok? Uno comincia a dire è veramente molto più comodo, sì, ma se viaggio due volte al mese quanto mi costa? Mi parte 1.000.000 all'anno solo per viaggiare con gli aerei privati, probabilmente di più, vale la pena farlo adesso? Se guadagnate 10 milioni al mese assolutamente sì, se guadagnate 10 milioni all'anno assolutamente sì, se guadagnate 1, 2, 3 milioni all'anno e state costruendo questa ricchezza assolutamente no, quindi vi dovete anche tenere in check, la casa per esempio, un affitto. Spendere 5, 6, 7, 8, 10 mila euro di affitto se guadagnate 100 mila euro al mese può andare bene, spenderne 20, 30, 40, 50 mila con tutte le variabili no, primo perché avete un grosso pagamento che vi esce ogni mese, magari lo pagate all'anno, più la casa è grande più dovete avere delle maid, dei giardinieri e persone che vi tengono a posto la casa, e una la pagate da questo conto che l'altro scadenze diverse, quando bisogna fare i pagamenti ci vuole una persona che tiene traccia di tutto questo, quindi eccoci qua, siamo tornati, lo stile di vita tende a salire vertiginosamente, tende a essere assolutamente fuori controllo, quindi bisogna imparare anche lì a diminuire le variabili e a stare un attimino tranquilli, anche perché se no la sfida poi, cioè quello che vi si sputtana completamente è il focus. Voi dovete, e guardate che è vero, mantenere focus. Io sono completamente contro le persone che mi dicono apro 3, 4, 5, 6 aziende e abbiamo 7 redditi diversi. Non potete focalizzarvi su, avete un casino della madonna, vi state illudendo che state andando bene, in realtà potreste fare molto di più in media con un'azienda. Ho 5 investimenti diversi e flippo gli immobili e metto a reddito e faccio Airbnb e poi faccio la borsa e ma dove lo trovi il focus di stare di fare tutte queste cose qua? La realtà è che non ce l'hai, va bene? Quindi è come dire mi sto prendendo 7 lauree all'unisono, cioè nello stesso momento, non si può fare, cioè se stai studiando un libro non stai studiando un altro, quindi per favore focalizzatevi. Dopo un po' il focus diventa mantenere tutti questi giochini, mantenere questa competizione, mantenere il fatto che ogni mese ti devi comprare l'orologio nuovo, mantenere lo stile di vita, ripeto, alzate lo stile di vita, ma tenetelo comunque slegato, per esempio non fate debiti a lungo termine, non fate il mutuo ragazzi per la penthouse da 2 milioni, voi non sapete quello che succede, statevi buone, non prendete un sacco di macchine che sono cose che si deprezzano, dovete usare il vostro tempo per andare in macchina, in più dovete pagare mensilmente la cazzo di assicurazione e il bonus, bonus malus e tutte queste variabili qua, se fate l'incidente, non fatelo ragazzi, ok? Troppe variabili, troppo. Dopo un po' il vostro focus è nel mantenere tutta questa roba qua, oppure nel pagare qualcuno che mantiene tutte queste robine qua, ok? Ripeto, se siete a un livello in cui siete completamente liberi, avete 100 milioni, fatelo pure. Questo messaggio è per chi sta producendo tanto denaro adesso, se ne è messo via un po' ed è in quella fase, che è molto importante, non sottovalutate la fase di accumulo, ve lo dico per esperienza, la fase di accumulo della ricchezza, uno dei motivi per cui io posso essere relativamente o completamente più tranquillo di altre persone che magari conosco esattamente questo, perché nonostante le apparenze, nonostante tutto, ho da quando guadagno molto bene una cifra considerevole, l'ho messa via, adesso recentemente in realtà ho cominciato ad investire pesantemente, si parla di parecchie decine di migliaia di dollari al mese, nella borsa eccetera eccetera, però è una fase importante quella dove si produce tanto denaro e dove convogliate questo denaro e dove convogliate il vostro tempo determinerà dove sarete tra 10 anni. Volete tra 10 anni essere con l'acqua alla gola, pieni di giochi, di cose, la macchina che ho venduto, il leasing che si è deprezzato, però dobbiamo prendere la casa, diamo dentro l'altra e poi la rata e l'assistente l'hai già pagato, da quale conto? L'assistente che paga l'altra, praticamente il vostro focus aziendale diventa il vostro stile di vita, va bene? Non potete permettervelo. Soprattutto negli anni che compongono questa ricchezza, quindi dovete stare molto molto attenti. Quanto dovreste spendere per il vostro stile di vita? Se guadagnate tanto, ok, non tenetelo più del 20, 25, 30%,
Okay? Quando voi fate tanti soldi, i vostri ratios, a mio parere, devono cambiare. Quindi se una persona che guadagna poco può risparmiare solo il 10-20% di quello che guadagna, che è già molto, e voi invece guadagnate 200.000 euro al mese, non potete risparmiare solo il 20%, risparmiate il 90% e non rompete, metteteli in saccoccia, costruite una ricchezza a lungo termine, anche perché, messaggino personale, ci vogliono leggermente più milioni di quelli che pensate. A questo ve lo dico personalmente, ok? All'inizio io pensavo, quando ho iniziato a guadagnare, ho detto, quando avrò 50.000 euro da parte, sono partito da zero, quando avrò 50.000 euro da parte, posso tenermi un cuscinetto di 50.000 euro, il resto vedrò investire, sono tranquillo, comunque se succede qualcosa, va bene? Sono arrivato ad averne più di 50.000 e cioè, stiamo parlando, ho detto, vabbè, allora arrivo a 100.000, ok? Quando sono arrivato a, in realtà non 128.000, quelli che erano, cioè ho detto, di cosa stiamo parlando? 128.000 euro cosa sono? Non mi basterebbero per una casa. Se hai uno stile di vita da 5.000 euro, hai 2 anni di stile di vita da parte. E questo va molto bene, ti fa sentire molto sicuro. Sì, ma poi what? Cosa fai? Cioè, quindi, ok, hai la sicurezza che se succede, ed è importantissima quella prima sicurezza, se succede qualcosa per 2 anni, tu non hai l'acqua alla gola, ammesso che non succeda un'emergenza in questi 2 anni. Vedete come poi uno cambia, no, i ratios? E allora siete quello che si può permettere di lavorare per 2 anni e magari volete essere generosi con altri e volete fare un po' di carità, oppure le persone si appoggeranno a voi, magari avete famiglia, persone che dovete mantenere. Insomma, troppe variabili e troppi pochi soldi. Poi ho detto, vabbè, allora no, effettivamente magari è meglio arrivare a 250.000 di liquidità in banca personale, così almeno sono proprio tranquillo, 250.000. Sì, poi arrivi a 250.000, dici, cioè, quindi potrei comprarmi una casa. In certi paesi neanche troppo bella, 250.000 dollari a Dubai, dipende dove vai, ti comprano o uno studio barra monolocale da 50 metri oppure ti comprano una casa anche da 100 metri in culo ai lupi, ok, la casa sei a zero, non vuoi la casa, hai quei soldi, cosa ne fai, quanti anni puoi vivere con questo? Ripeto, è un cuscinetto importante, ma il tema, e ripeto, sono cose di cui molte poche persone parlano perché non hanno l'esperienza, e chi ce l'ha magari tende a non parlarne, io invece penso che sia giusto divulgare e insegnare queste cose. Non siete arrivati a niente, è un cuscinetto importante, avete una sicurezza. In quella fase è molto importante non tornare indietro, perché se tu hai finalmente da 0 a 250.000 in banca è difficilissimo, è anche difficile a livello mentale, cioè io non ho mai visti 250.000, ok? E quindi, cioè, quando ce li ho avuti, cioè, minchia, però se, poi ve li conosco persone che appena sono arrivati a questa cosa hanno comprato la Ferrari, hanno comprato il down payment per la penthouse, sono ritornati a zero, no, è un errore, dovete costruire. Poi 250.000, ho detto, vabbè, devo arrivare a 500.000, perché così si arriva a 500.000, mezzo milione, cosa vuoi di più della vita? Arrivate a mezzo milione e dite, sì, ma non abbiamo ancora risolto niente, con mezzo milione, se li investo al 10%, che è tanto averli passivi magari al 10%, sono 50.000 all'anno, se sono tassati, se vivete in paesi tassati, ve ne ritornano 30.000, sono 2.800-2.500 euro al mese, ok? Era questa la ricchezza che stavate sperando? Assolutamente no, anche perché adesso avete uno stile di vita più alto. Prossimo, vabbè, quando avrò 1 milione, penso avere 1 milione liquido, dicevo, chissà che cosa si prova ad avere 1 milione liquido. Sapete cosa si prova ad avere 1 milione liquido? Terrore, è uno, bestiale, saltate il livello. Secondo me, quando avete più di 1 milione, poi non cambia molto a livello mentale, perché capite, quando ne avete uno, o ne avete 1.6 o 2.7, non cambia, perché capite semplicemente che nello schema generale delle cose sono pochissime, ok? Sicurezza in più, possono essere cominciati a investire semiseriamente. Poi a 2 milioni, e ripeto, non cambia niente, perché poi comincia a dire, beh, se ne ho meno di 10... sono comunque vulnerabile, perché se voglio mantenere ampie riserve di cash, voglio investire, voglio avere un patrimonio che si apprezza di parecchie centinaia di migliaia di euro all'anno in media, beh, devo avere parecchi milioni. In America dicono, io sono assolutamente d'accordo, che se sei meno di decamilionario non resisti a un attacco legale. Cioè, se qualcuno ti vuole fare il culo legalmente, ti porta in tribunale, non hai soldi in banca, a meno che tu non abbia almeno 10 milioni per pagarti gli avvocati. Pensate che roba. Chiaramente, quando qualcuno guarda questo video e ha 50.000 euro in banca e guadagna 3.000 euro, dice, ma questo qua sta ostentando, questo qua è svalvolato. No, io vi sto insegnando quello che succede dopo un certo livello. Siccome non è
uso e costume farlo da parte dei formatori, alcuni perché non se lo possono permettere, perché non hanno tali soldi ed è tutta una farsa, alcuni altri ce li hanno, ma non comunicano queste cose, primo perché non è la loro nicchia, secondo perché se ne vergognano, c'è questo stigma negativo. Io penso che sia piuttosto positivo. Le sessioni di consulenza privata e strategica che faccio, molte volte si parla di questo: Dio, ho X soldi, cosa faccio? Mi si sono avvicinate a queste persone, mi hanno proposto, tutti che vogliono proporre l'affare della vita, sapete cosa vogliono fare? Privarvi del vostro milioncino, dei vostri 300.000 o quelli che sono, metterseli in banca loro e lasciarvi col cerino in mano. Ricordatevi sempre che ci sono giri, alcuni vivono in questi giri, dove qualcuno rimane sempre col cerino in mano, voi magari pensate win-win, quelli pensano in qua, pericoloso. E quindi la fase dove siete dal primo milione ai 10 milioni via, una fase importantissima per permettervi dopo di essere stupidi, per permettervi di avere ricchezza a lungo termine. Mi capita molte volte di parlare con persone, mi dicono sì, ma Big, ma se io avessi un milione sarei a posto, e ogni volta gli dico forse non ti sei fatto, cosa vuol dire a posto? Perché se per a posto tu dici non mi devo più preoccupare di quando mi si rompe la macchina, allora te lo confermo, certo, sì, quello è a posto, vero? Sono a posto che se devo fare il regalo ai nipotini non devo guardare il prezzo. Sono a posto che se devo andare a fare un viaggio non devo preoccuparmi. Metti che guadagni 20.000 euro al mese e 1.000.000, sei coperto per il 99.9% dell'emergenza. Questo è vero, confermo. Se per te questo essere a posto va bene. Ma se avete delle mire espansionistiche molto maggiori, vi dico che non siete a posto. Probabilmente non sarete a posto neanche con 10 o con 20. Sarebbe carino mirare ai 30. Okay? Ripeto ragazzi, so che possono suonare cose strampalate, ma è assolutamente la verità. Quindi, in definitiva, in chiusura di questo video, quando siete in una fase in cui cominciate a produrre del denaro che investito o risparmiato, tutte e due, e ben gestito, può portarvi tra X anni a quella massa critica che è veramente importante, veramente vi può far vivere di rendita, veramente può tamponare il 100% delle emergenze, veramente vi può far essere completamente spensierati riguardo quantomeno al guadagnarli, poi dovete proteggerli, gestirli, non farveli rubare, quindi comunque è sempre uno sport che continua a essere praticato, ma quantomeno arrivate ad essere completamente coperti voi e le prossime generazioni. Bene, molto importante sapere cosa fare di questo denaro, gestirlo bene. Non comprate Lamborghini e fidanzate, volete una Lamborghini o svariate persone che hanno una Lamborghini o una Ferrari perché è la loro, giusto? Va bene, ok. Occhio, una, perché poi diventa molto facile averne due, fare la collezione, poi bisogna prendersi gli orologi per guidare la Lamborghini e poi vuoi scendere vestito con un barbone da una Lamborghini, poi bisogna avere la penthouse, poi bisogna avere 5, 6, 7 amichette o amichetti, dipende dai gusti, ok? E poi bisogna, troppe, occhio, ok? Pensate per esempio 200.000 euro di Lamborghini, 300.000 euro quella che costa, se la prendete usata, vabbè, diciamo 200.000 euro, ok, di media, quanto possono incidere sul vostro futuro, sulla vostra sicurezza e soprattutto le variabili che vengono da quella macchina, da quella spesa. Comprate casa vostra? Dipende. Io mi posso permettere casa mia, va bene, starai lì tutta la vita, sei sicuro? O a un certo punto magari ti vorrai trasferire, vuoi essere mobile, ok? Hai la casa lì e magari hai fatto il mutuo e poi chi ti gestisce la casa mentre non ci sei e le bollette, le troppe variabili da pensare, hai pagato la bolletta? No, perché su che conto? E pensi solo, e la tua vita si trasforma nel pensare a quello. Anche perché quando avete la gallina dalle uova d'oro, avete un'azienda che funziona, dovete mantenerla, dovete continuare a essere profittevoli, risparmiare e investire. Non aggiungete troppe variabili stupide, ok? E occhi ai ladri. Va bene. Io spero che questo video ti sia piaciuto. Io sono Big Luca, il più milionario di Dubai. Arrivederci.